Ciao a tutte ragazze, terzo appuntamento con My Makeup Week, l'appuntamento del giovedì dove, ormai lo sapete, vi faccio vedere tutti i prodotti utilizzati nella settimana più qualche make-up qua e là. Iniziamo subito con i prodotti per il viso. Sul viso ho alternato questi tre prodotti, la BB Skin Perfecting Cream di Clarins, la Magica BB di Collistar e il Flat Perfection di Neve Cosmetics. Come blush questa settimana, ragazze, ho alternato il blush di Kiko dal colore pescato, il fucsia di Diego Dalla Palma e questo qua color rosso mattone della Mega Palette di Sephora. Per quanto riguarda il trucco degli occhi, ho finito il sampler Eden della Urban Decay e non avendone ancora iniziato altri di quelli contenuti nella Naked 3, sto utilizzando l'Isle of Stage di Essence sia come primer occhi sia come correttore delle occhiaie. Come mascara sto ancora utilizzando quello nero della B-Chic che, lo sapete, mi sta dando grandi soddisfazioni, non solo come performance sulle ciglia, ma anche come durata, perché lo vedete voi stesse, ragazze, sono già tre appuntamenti che ve lo sto facendo vedere. Come eyeliner questa settimana, al solito in gel nero della Maybelline New York, ho alternato lo smart liner di Sephora che non stavo utilizzando da tantissimo tempo ed è anche l'eyeliner che sto indossando oggi. Questa settimana ho utilizzato queste quattro palette. Per 2 o 3 giorni consecutivi, ragazze, ho realizzato un trucco velocissimo con la Pupa Princess, realizzato con la solita cialda bucata color champagne. A questo trucco semplice ho abbinato sulle labbra Cream in Your Coffee di MAC, che mi sta piacendo tantissimo, lo uso praticamente ogni giorno perché è veramente versatile ma anche molto confortevole e idratante sulle labbra, soprattutto in inverno quando ovviamente diventano molto secche a causa del freddo. Stesso abbinamento con Cream in Your Coffee di MAC per quanto riguarda la Comfort Zone Palette di Wet n Wild, che è di nuovo uno dei miei cavalli di battaglia, soprattutto durante la settimana. Una grande novità che ha caratterizzato questa settimana è la palette Pupart Snow Queen di Pupa, che ho acquistato da Tigotà per 17,90 euro. La palette è questa, molto bella, con colori freddi che vanno dal bianco ghiaccio fino al blu notte, passando per una serie di rosa e lilà e azzurri molto belli. E con questa palette ho realizzato 2 trucchi che adesso vedrete in fotografia. Il primo trucco, ragazze, l'ho realizzato applicando questo rosa tendente al lilà su tutta la palpebra mobile. Sfumando nella piega questo blu notte stupendo, glitterato che vedete adesso, e illuminando l'arcata sopraccigliare con la seconda cialda, questo bel color argento. Sulle labbra ho abbinato Girl About Town di MAC. L'altro trucco l'ho realizzato applicando questo bellissimo turchese su tutta la palpebra mobile, intensificando la piega di nuovo con il blu glitterato e illuminando l'arcata sopraccigliare con la prima cialda color bianco ghiaccio. Sulle labbra ho deciso di abbinare un rossetto rosa Pink Nouveau di MAC. Non vi dico nient'altro sulla Pupart Snow Queen perché più avanti realizzerò una video review di questa palette. Per concludere, ragazze, vi mostro il trucco che sto indossando adesso e che ho realizzato con questa palette di Kiko, la Color Impact numero 04. Il trucco realizzato è molto semplice. Ho applicato su tutto l'occhio la cialda chiara, mentre nella piega dell'occhio ho applicato questo bel grigio. Sulle labbra sto indossando un rossetto nuovo che mi è stato regalato per Natale dalla mia amica Tiziana. È di Collistar ed è il numero 55 Rosso Roma. Sulle labbra è un rossetto molto morbido e dal colore lucido e brillante che fa parte della collezione Ti Amo Italia realizzata in collaborazione con Antonio Marras.
Sulle guance ho applicato il blush color mattone della Mega Palette di Sephora. Per quanto riguarda le unghie, ragazzi, in questo periodo sono piuttosto sofferenti perché patiscono il freddo, ma ho deciso di applicare uno smalto rosso mattone della serie Velvet Matte di Pupa, il numero 003. E già che ci siamo in tema di unghie, vi voglio dire anche qua in video su YouTube che il Million Nails di Essie, la base che ho acquistato all'inizio dell'anno, si è rivelato un flop, perché secondo me è una base troppo liquida e troppo sottile, per cui non rinforza le unghie. Adesso ne sto provando un'altra, il 7 in 1 Savior della serie La Manicure di L'Oréal Paris. Questo prodotto si propone di mantenere sette promesse, per cui di combattere i sette segni delle unghie danneggiate. Vedremo se effettivamente mantiene davvero queste promesse. Per cui ragazze, per questa settimana è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguita e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo giovedì. Ciao!